sono tre le aree dedicate alla ristorazione. Non potevamo non iniziare dalla Casa del Brodetto alla Fanese, Roberto. Abbiamo due pentoloni davanti che emanano un profumo fantastico. Sì, abbiamo proprio reinterpretato il Brodetto alla Fanese, dove la caratteristica è l'aceto e il discorso, diciamo, del pesce, che era un pesce di retata, dove i pescatori il pesce più rovinato lo capulivano, quello rotto lo buttavano, e quello che si salvava lo mettevano con questa zuppa fatta con aceto e doppio concentrato. Quindi un piatto che è nato povero. Ricordiamo anche quali sono questi pesci. Povero, guarda, c'è la cicala di mare, la seppia, c'è la triglia, c'è la calinella di mare, ci mettiamo la coda di rospo e qui noi ci abbiamo messo anche il palombo. Diciamo, abbiamo messo 8 pezzi questi qui. Normalmente il vero Brodetto alla Fanese sui 10 pezzi. Seconda tappa, la Casa del Caciucco alla Livornese. Leonardo, che cosa state preparando? Stiamo preparando una zuppa di pesce e con dei vari ingredienti. Abbiamo del polipo, c'è della canocchia, dello scorfano, e sono 5-6 tipi di pesce. Cioè, poi questa è proprio la caratteristica. La caratteristica, sì. Poi viene fatto, noi non mettiamo aceto, mentre invece qua viene tradizionalmente si viene spruzzata con l'aceto. C'è un fondo di cipolla e un pochino d'aglio o aglio in camicia, possibilmente, che non dà dei retrogusti. E poi prepariamo una zuppa, la zuppa così, e una volta portata a ebollizione, a cottura, a parte mettiamo tutto il pesce già spinato, pulito, poi viene versata questa zuppa sopra, viene fatto brodettare in forno per 14-15 minuti a una temperatura non molto alta, che sennò diversamente si asciuga. Poi viene servito con del pane bruschettato, con dell'olio extravergine qui del territorio, e un po' di prezzemolo, ma non a tutti piace, quindi noi cerchiamo di evitare questa cosa. E anche prodotti tipici locali. Certo, cerchiamo di unire un po' i due territori. Un altro pentolone, ma di brodetto alla San Benedettese. Ecco, invece, quali sono gli ingredienti tipici di questo piatto? Questa sera abbiamo messo la seppia, abbiamo messo la mazzolina, abbiamo messo la razza, abbiamo messo il palombo, c'è un po' di tracina, diciamo 5 pesci è quello che siamo riusciti a trovare. Perché... C'è anche qualche altro ingrediente particolare? Possiamo svelare qualche segreto? Beh, la nostra zuppa si caratterizza per l'acidità dell'aceto, aceto di vino bianco, peperoni, pomodoro verde, non pomodoro pelato, rosso oppure conserva, quindi come vede il brodetto è bianco il nostro, e l'equilibrio dell'aceto e il vino bianco e i peperoni deve essere giusto, non deve andare né a prendere un'acidità troppo forte né poco, deve essere equilibrato.